commercio, quando c'era la pubblicità, no? Piace alla gente che piace. E quindi fate attenzione a tutti quelli che vi triangolano. Se una persona ti triangola, voi speditelo dall'altra persona. Questa è la tecnica migliore. Quando una persona ti mette in competizione con qualcun altro, mai, mai accettare la competizione. Forze di terra, di mare e di aria, non dovete mai accettare la competizione. Spezzeremo le reni al nemico. No, dovete imparare a, diciamo, salutiamo anche Rita, dovete imparare a evitare assolutamente di competere con le persone, dovete assolutamente evitare di competere con delle antagoniste, perché ve lo butteranno in quel posto. Se voi andrete a competere con le antagoniste, ve lo butteranno fortemente in quel posto. Quindi, diciamo, poi anche la reciprocità, no? Persone che ti danno qualcosa che voi non gli avete chiesto, fate attenzione che ve lo rinfaceranno. Questa è un'altra forma di manipolazione. Se una persona ti dice, ti do questo, ma io ti faccio questo per te, tu non me ne frego un cazzo di quello che fai per me, io non ti chiedo niente, quindi se tu fai, sono cazzi tuoi. Con il Sumer, esatto, ci triangolavamo con i babilonesi, grande Giorgio Cameli. Tra l'altro ricordo che Giorgio Cameli ha questo canale YouTube a cui vi invito tutti a iscrivervi. E quindi questo è molto importante da prendere in considerazione. Se qualcuno ti dà qualcosa che tu non gli hai chiesto, non te lo fare rinfacciare. Perché uno ti dice, ma io ti ho invitata a cena. E se mi hai invitata a cena, problemi tuoi. Non è che me la devi dare, che te la devo dare o che devo fare. Oppure, io ho fatto questo per te. Nessuno ti ha chiesto niente. Quindi io non chiedo mai niente. Se qualcuno fa qualcosa per me, sono cazzi suoi. Io non gli ho chiesto niente. Quindi imparate a non chiedere niente. Se qualcuno fa qualcosa per voi è un suo problema, ma nel momento in cui ve lo rinfaccia è un manipolatore. Tenete presente, voi non chiedete niente. Ci saranno delle persone che faranno delle cose, ma se poi ve le rinfacceranno, quelli che ve le rinfacceranno è perché sono dei manipolatori. E quindi prendete atto del fatto che sono manipolatori. Poi ci sono persone che utilizzano l'autorità, no? Che si fanno percepire come persone autorevoli, persone che sanno fondamentalmente. Fate attenzione, ci sono anche altre tecniche di manipolazione. E il problema che cos'è? E il problema è il piede nella porta, no? Un'altra tecnica molto interessante è quella del piede della porta, che significa che ti fanno prendere un piccolo impegno. Cioè, è come dire, io ti metto la punta dentro. Cioè, pensate quando voi andate a letto con qualcuno, no? Che ti dice, ma ti metto solo la punta. Ho capito, ma una volta che ti ha messo la punta, che entra tutto, è un attimo, no? Quindi, come dire, se tu accetti che ti metta la punta dentro, poi basta che spingi un po' e entra tutto il resto. Quindi, e quello sarebbe, se voi accettate di farvi mettere la punta dentro, poi dopo avete tutto, come dire, sarà facile, no? Che ve lo prendete tutto. E così è il piede nella porta. Questa è una tecnica di persuasione interessante perché ci sono persone che in qualche modo, diciamo, ci sono persone che in qualche modo utilizzano, no? Come possiamo dire, ci sono persone che in qualche modo utilizzano. Esatto, mettere la chiave un attimo. Ci sono persone che poi la mia ex amica mi ha regalato un aspirapolvere rotto. Vabbè, un aspirapolvere rotto. Guarda, Patrizia, appena mi si rompe un elettrodomestico, se te lo viene a prendere, te lo regalo. Appena mi si rompe un elettrodomestico, Patrizia, se te lo viene a prendere, te lo porti a casa, te lo regalo. E certo, quella te l'ha regalato perché si è risparmiata la spesa di andarlo a portare via, ovvio, bene, bene, interessante. Ma ci sono anche, non so se voi fate la raccolta dei punti del supermercato, siete malgascione, quindi andrete sicuramente, esatto, non ti faccio niente, ti metto solo la punta e poi sei trapanata e poi sei tutta trapanata, esatto, brava Betty Cottage, non ti faccio niente, ti metto solo la punta.
Ecco, il discorso, ecco, se voi fate la cosa dei punti del supermercato,